Abbiamo 60 milioni di alberi dove noi siamo, adesso ci siamo al centro, 60 milioni di alberi dove ognuno fa ossigeno per ognuno di noi in Italia. Pensa che patrimonio e cioè, è una cosa pazzesca. Questo è l'arice. E qua dentro ci sono degli oli essenziali. Noi li lavoriamo ad alte temperature e poi a bassissime facciamo delle inversioni termiche e poi ci facciamo i gelati. Però li usiamo anche nei barbecue. Allora, la farina di sussistenza, no, viene fatta dagli aghi dell'abete, diciamo degli ultimi raccolti, e tostata, no? Il paese di Capriano raccoglieva il lichene islandico, no? E poi lo portava all'erboristeria Cappelletti a Trento per farlo amaro. E c'era un'intera comunità, un paese, che viveva sulla raccolta di questo. Aggiungevano queste farine nere, perché alla fine era scura, no? Era una cenere, no? Per fare il pane, e lo chiamavano pane di sussistenza. Questo frangente dobbiamo far capire ai giovani che dentro i territori c'è identità e dentro di loro c'è identità, devono solo tirarla fuori. Di qua ci troviamo proprio nel bel mezzo delle valli grandi veronesi. E queste terre bonificate sono diventate terre fertili per tantissime coltivazioni. Qui siamo in mezzo a un bellissimo campo di grano. Dobbiamo registrare oggi che quello che vedete è un po' una desertificazione, perché per trasformare in calpi coltivabili molti alberi sono scomparsi. Abbiamo adottato quello che noi chiamiamo miscuglio di Aleppo, e che è frutto di una ricerca durata, che hai in mano, un esempio, e che è la ricerca dei nostri amici ricercatori Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando. Infatti si chiama partecipativo perché i contadini possono partecipare aggiungendo delle varietà ritrovate in una certa località e quindi ad arricchirlo. Ecco che sì, partecipando continuano ad arricchirlo, si evolve, evolutivo, partecipativo, perché i contadini partecipano a comporre questo patrimonio di biodiversità. Mi rompe l'adige qui a un chilometro e mi porta l'acqua fino al Po. Questo fa sì che tutta l'economia locale e questo territorio sia vocato alla coltivazione dell'orto. Da sempre abbiamo voluto far conoscere e apprezzare il fagiolo. Il fagiolo gnocco lingua di fuoco, che è un fagiolo autoctono. Il piatto autentico si ricorda quando ti ricorda un piatto dei nonni. La cucina arcaica è intransigente, questo è. È curioso come le cose iniziano a volte da un seme. L'idea dell'orto urbano era quella di ricreare delle micro aree, delle aiuole dove dare identità. Parte del frutteto, dove, no, delle erbe aromatiche. Dietro tutte le foglie commestibili. Poi l'orto un po' più classico, tra virgolette, dove ci sono i ravanelli, i pomodori.
capisci anche quanto dell'uomo devi togliere, cioè di quanto della visione di ordinario devi togliere. Trovare e mettere specie diverse ti dà la possibilità di entrare in cucina e iniziare a sperimentare, no? Iniziare a sperimentare nuovi sapori, nuovi gusti.